Ciao a tutti, sono Sabrina del Cineocchio. Oggi vi parlo di The Ceiling, indie horror atmosferico diretto da Barnaby Cline, visto in anteprima al Festival Internazionale del Cinema Fantastique de Catalunya a Sitges. Partiamo come sempre dalla trama. Un fotografo amatoriale ed escursionista, Scott Hades, si è avventurato nel deserto per catturare l'eclissi lunare in uno scenario unico, quando incontra un misterioso bambino che afferma di aver perso la strada e i suoi genitori. Inizialmente il protagonista lo segue per aiutarlo e cercarli, ma poi si accorge di essersi smarrito a sua volta. Intanto il sole è calato e scende un terribile freddo. L'uomo è stanco e disidratato, quando sente dei rumori e scorge una scala che porta al centro di una profonda insenatura, dove si trova una piccola casa isolata. Qui abita una donna misteriosa, Caitlin Shale, che lo invita a fermarsi per riprendere le forze. Ma il giorno successivo la scala non c'è più e si ritrova imprigionato con lei e circondato da un gruppo di adolescenti sadici che ha piani sinistri per lui. Com'è dunque il film? The Ceiling è un film che gioca più sulle atmosfere e suggestioni che sulla violenza concreta. Il senso di minaccia incombente è suggerito costantemente sin dai primi fotogrammi, ma di rado si concretizza vivido davanti ai nostri occhi. Lo percepiamo in apertura nell'ostilità del clima del deserto, resa quasi tangibile dai panorami colorati di rossoterra bruciata da un sole instancabile, catturati da riprese aeree e campi lunghissimi. Condividiamo l'angoscia e la sensazione di calore soffocante con il protagonista, mentre erra per le lande aride, disidratato e disorientato, o quando, una volta prigioniero, cerca di arrampicarsi sulla parete rocciosa arroventata. Su di essa si succedono immagini inquietanti di donne rappresentate evocativamente nelle vesti di medusa o di mantide religiosa. E quest'ambiente estremamente ostile anticipa e condivide la natura dei suoi truci abitanti, un gruppo di adolescenti che parlano una lingua incomprensibile e amano torturare gli sbalorditi turisti che si avventurano nelle loro terre. Vicini per caratterizzazione alle famiglie di psicopatici freak di Wrong Turn o Le colline hanno gli occhi, in The Ceiling i villain rimangono però solo in secondo piano, spettri lontani che sbeffeggiano l'uomo e impediscono ogni possibile via di fuga. Incombono come predatori in attesa della preda, o come il sole spietato del deserto che sembra osservare dall'alto con un ghigno divertito. Più ambigua invece è la donna, materna e remissiva, a tratti però quasi involontariamente sensuale, si trincera dietro lunghi silenzi che ne mantengono il mistero. Sono invece i piccoli indizi a parlare di lei e dei suoi veri obiettivi. Lo sviluppo del suo personaggio è piuttosto ovvio, è già scritto, o meglio dipinto, sulle pareti di roccia che circondano la valle. Eppure la parabola che la vede epicentro narrativo ed emotivo è ugualmente affascinante, fatta di attese e ancora una volta di atmosfere coinvolgenti. La tendenza a suggerire e a suggestionare, più che a mostrare, e i ritmi lenti del racconto possono portare ad alcuni tempi morti, ma la tensione è comunque palpabile, soprattutto grazie all'interpretazione sottotono ma potente di Caitlin Shale e di Scott Hades, che reggono sulle loro spalle l'intera riuscita del film e la sua suspense.